Salve, sono Simona Palazzo del sussidiario.net. Oggi parleremo di Formula 1 perché si apre il lungo weekend del Gran Premio di Spagna. Quindi faremo un po' il punto della situazione per capire come le varie scuderie arrivano a questo nuovo appuntamento del Mondiale. Partiamo dalla Ferrari che è stata protagonista di un avvio di stagione entusiasmante, che però arriva dalla Russia con sensazioni contrastanti. Senza dubbio c'è soddisfazione per il primo posto di Vettel nella classifica piloti, per il solo punto di distacco con la Mercedes nella classifica costruttori, che rende tra l'altro il discorso per il titolo aperto. C'è soddisfazione per il terzo posto di Raikkonen, il primo podio stagionale, e per una macchina che si è rivelata affidabile, solida, veloce e competitiva. Però ci sono, oltre alle luci, ci sono anche delle ombre e se ne è vista qualcuna in Russia dove c'è rammarico per quello che poteva essere e non è stato. Pensiamo ad esempio al sabato straordinario con la pole di Vettel, il secondo posto di Raikkonen, una prima fila tutta rossa e poi in realtà è andata a finire con un secondo e un terzo posto. E detto così sembra insomma un risultato fallimentare e non lo è, però quando conquisti una prima fila l'obiettivo non può non essere la vittoria. E la vittoria invece è andata a Bottas, che è stato protagonista innanzitutto di una partenza fulminante, ma sebbene la gara si sia decisa fondamentalmente in 800 metri, che sono quelli che hanno portato al suo sorpasso, d'altra parte non gli si può rendere merito per una gestione ottimale di tutta la gara. C'è stata una sbavatura negli ultimi giri, dove è finito un po' lungo in curva, però parliamo veramente di dettagli minimi che poi non hanno inciso sul risultato, ma da lì si è capito anche lo spirito con il quale guidava Bottas, perché in quell'occasione ha chiesto ai meccanici della Mercedes di ridurre i contatti radio. Questo ci fa capire come fosse determinato e non volesse essere distratto da nulla, anche perché vedeva Vettel negli specchietti, quindi non gli era concesso nessun errore. E certo ci sono tifosi della Ferrari che reclamano per il doppiaggio complicato di Massa con tanto di dito medio di Vettel, reclamano anche per quel pit stop che forse poteva essere gestito meglio perché non è stato proprio impeccabile, però sono questioni elementi che non rendono merito appunto alla gara di Bottas, che è stata lineare e quasi perfetta. Però ecco, dall'altra parte ci si può consolare, tra virgolette, pensando che comunque si sta discutendo su questioni che poi non sono tecniche, che non riguardano la macchina. E considerando le difficoltà dalle quali arriva la Ferrari, pensiamo alla scorsa stagione, ecco, questo sicuramente ci fa ben sperare per il futuro, perché alla fine sono questioni che possono essere, insomma, risolte. Si tratta di dover migliorare, di dover essere più attenti. Questo ovviamente a Vettel, che ci è sembrato un po' sorpreso in partenza, diciamo che avrebbe dovuto chiudere di più lo spazio, per usare un termine prettamente calcistico. Non ha chiuso lo spazio, è sembrato sorpreso e poteva anche subire il sorpasso di Raikkonen. Non è andata così e quindi ha potuto poi proseguire l'inseguimento. Tutto questo discorso sembra esclusa la Red Bull, che non può sorridere in questa prima parte della stagione perché sta riscontrando una serie di difficoltà evidenti. Quelle più palesi riguardano i freni che hanno frenato. Gioco di parole, hanno frenato Ricciardo, ma avevano frenato anche Verstappen in precedenza. Si sta intervenendo da questo punto di vista e quindi sarà interessante vedere in Spagna poi che tipo di risposte daranno i meccanici della Red Bull, ma accorgimenti ne ha previsti anche la Mercedes, che ha mostrato qualche difficoltà nella gestione delle gomme. La Mercedes è un po' a voler andare a indagare, a trovare il pelo nell'uovo. È una macchina
macchina alla quale non si può teoricamente dire nulla. In realtà ci sono dei gran premi nei quali emergono le difficoltà nello sfruttare le gomme. Pensiamo ad esempio ad Hamilton, che voleva spingere ma non poteva perché poi avrebbe usurato troppo le gomme. E sarà interessante in Spagna vedere appunto alla prova le Mercedes, perché la Spagna è un circuito caratterizzato da alte temperature e da un tracciato che proprio stressa le gomme, quindi vedremo come si troveranno le Mercedes lì, considerando anche i risultati negativi, insomma non brillanti, che avevano raccolto nei test prestagionali, perché appunto prima dell'inizio della stagione ci sono state delle prove in Spagna, prove nelle quali la Ferrari invece si era distinta positivamente. Però in questa stagione abbiamo capito che non si può dare nulla per scontato, e quindi alla fine le sorprese sono dietro l'angolo. In Russia, la Russia era un tracciato roccaforte della Mercedes, abbiamo visto che poi non è che sia andato tutto benissimo, fatta eccezione ovviamente per la prestazione di Bottas. Quindi allo stesso modo la Spagna potrebbe insomma regalarci altrettante sorprese, e quindi dobbiamo aspettarci sicuramente una gara avvincente. Attenzione alla Williams, anche perché è una macchina sicuramente non competitiva come le big, però abbiamo visto un Massa che può dire la sua, che ha ancora molto da dire in Formula 1, e nonostante il ritiro della scorsa stagione forse ecco, ha fatto bene a tornare in corsa, perché ha dimostrato di poter fare ancora la differenza con la Williams. Sarà interessante che vedere se l'incubo della McLaren finirà, perché è una situazione a tratti imbarazzante quella della McLaren, imbarazzante anche per Alonso, e quindi vedremo se è stato messo un argine a questa emorragia tra virgolette. E invece per quanto riguarda le altre scuderie, novità importanti sono più che altro in proiezione futura. Pensiamo alla Sauber e al suo accordo con la Honda, quindi dall'anno prossimo la Sauber non sarà più motorizzata a Ferrari ma sarà motorizzata a Honda, ma sono questioni che insomma più a lungo termine, quindi insomma non ci resta che focalizzarci sul Gran Premio di Spagna con le varie prove libere, qualifiche e gara. Ovviamente potrete seguire tutto sul sussidiario.net, dove troverete commenti, contributi, approfondimenti e la diretta testuale delle varie sessioni. E ovviamente alla prossima.